con una proposta simbolo, quella di piantare ogni anno 1 milione di alberi, naturalmente in più rispetto a quelli già previsti dai comuni. Noi abbiamo una grande responsabilità verso il creato del quale siamo custodi e che dobbiamo lasciare nelle migliori condizioni a coloro che verranno dopo di noi. Due sono principali: uno, l'uscita definitiva dal carbone. A lungo periodo l'unico modo per non produrre emissioni producendo energia elettrica, ne dovremo produrre di più per le vetture elettriche eccetera, è fare il nucleare, perché tu hai bisogno di un'energia costante, mentre le energie rinnovabili sono intermittenti. L'altro provvedimento però ancora più importante è lo svecchiamento del parco circolante auto. Noi abbiamo il parco circolante auto più vecchio del mondo. Misura sicuramente fondamentale è quella delle comunità energetiche. Si mettono in collegamento varie unità abitative, addirittura un condominio, impianto fotovoltaico comune, si diventa produttori di energia. Se noi oggi capillarmente realizzassimo questo progetto in Italia, noi altro che diversificazione, altro che autonomia e indipendenza dal gas russo. Nell'arco di vari mesi, insomma di pochi mesi, si può già realizzare un progetto del genere, quindi i tempi non sono lunghissimi. Dobbiamo semplificare ovviamente la possibilità di impiantare rinnovabili, questo ci dobbiamo ancora lavorare. Io penso che sia necessario innanzitutto mettere in campo una legge sul clima. Che cos'è una legge sul clima? È una legge quadro in grado di garantire che tutte le scelte pubbliche, le scelte amministrative ad ogni livello, non solo quello dello Stato, anche quello delle regioni, dei comuni, siano conformate agli obiettivi necessari al contrasto del cambiamento climatico: l'investimento sulle energie rinnovabili, l'investimento sul trasporto pubblico contro il trasporto privato, l'investimento sullo stop al consumo di suolo. Due scelte: una che si può fare subito, incrementare la raccolta differenziata, incentivare i comuni a medio-lungo termine, il nucleare. So che a sinistra qualcuno non è d'accordo, ma il nucleare oggi è la forma di energia più usata, più pulita, emissioni zero e più sicura a livello europeo e mondiale, quindi l'Italia non può rimanere l'unico grande paese al mondo che dice no a una forma di energia green riconosciuta come tale anche dall'Europa. Ma io credo di essere il privato che nel mondo ha messo a dimora più alberi e piante di tutte le specie. Io sono molto attentissimo a casa con tutti quelli che sono i consumi, lo siamo sempre stati io e mia moglie, in particolare Violante ha un'attenzione spasmodica su questa. Allora, io ho un vizio, questo da sempre insomma, cioè quello di spegnere le luci, quindi giro anche adesso in sede, molti mi dicono vado spegnendo sempre le luci e lo spreco delle luci. Ho imparato a consumare pochissima acqua, quando mi lavo i denti, quando mi lavo la faccia, quando lavo i piatti dove non ho una lavastoviglie, a usarne il meno possibile. Faccio la differenziata anche se avendo un bilocale a Milano a volte non è facile, educo i miei figli a far lo stesso, gli chiedo di chiudere l'acqua quando si lavano i denti e di far veloce e di non sprecare. Non rinuncio a mangiare la carne perché è una necessità nell'alimentazione umana, ma mi accerto che provenga da allevamenti che si occupano con serietà del benessere degli animali. La macchina ci si può rinunciare, alla fine è molto costoso perché usare car sharing e aggiungendo il fatto che quando vai fuori devi affittarti una macchina, cioè non è una cosa banalissima da farsi, ecco, questa è una cosa su cui bisognerebbe agire. Mi sarebbe difficile rinunciare a un'acqua calda per una doccia, per esempio, soprattutto in tempo invernale. Io fumo, non buttare mai una cicca in terra. Ecco, l'aria condizionata.